Torino, Salone del Libro, ci incontriamo con Suorlina Pantano, che è la superiore provinciale delle Suore Battistine. Suorlina, alla Fiera del Libro, per presentare in anteprima questo bellissimo libro dedicato ai bambini, e gli uccellini scelsero come nido la sua mano. La mano di chi? Allora, in questo libro c'è la storia di Alfonso Maria Fusco. Alfonso Maria Fusco è il nostro fondatore, che è nato in Angri e è vissuto fino all'Ottocento proprio nel Salernitano. Allora, perché abbiamo messo questo titolo? Gli uccellini scelsero come nido la sua mano. Allora, io vorrei spiegare questo leggendo due parole della pagina 44 del libro, che dice così: qualche anno dopo la morte di Don Alfonso fu visto attraverso un foraglino che era nel marmo che chiudeva la tomba entrare ed uscire un uccellino. Incuriositi i familiari fecero togliere la pietra, e quale fu la sorpresa? Trovarono nella mano destra di Don Alfonso un nido di pigolanti uccellini. Meraviglia? No, egli è sempre là e apre larga la mano come ha sempre aperto il cuore. E lì, in quel nido benedetto, gli uccellini di Dio cantano e pregano. Chi sono questi uccellini di Dio? Sono i bambini che Don Alfonso nel suo istituto continua ad accogliere e conduce alla salvezza, custodendoli con amore nel palmo della sua mano. Don Alfonso Maria Fusco quindi era un sacerdote meridionale, un sacerdote nato ad Angri, che è un paese della provincia di Salerno, ma che ha avuto anche tanti rapporti con la Calabria. Ad esempio, ci sono tre vostre case in Calabria, accettate in modo particolare. Ecco, tra l'altro, Don Fusco venne anche in Calabria, ma il vostro carisma, cioè Don Fusco pensò che i bambini poveri dovevano essere accuditi, accuditi come degli uccellini. Allora, Don Fusco ha iniziato la sua opera nel Salernitano, proprio ad Angri, ed è stato come Gesù che passava per le vie di Angri, amante che ne fanno. Ha cominciato la fondazione in questo paese, ma da questo paese ne ha raggiunto tanti altri. Di 20 ha raggiunto 16 paesi d'Italia e 2 dell'America del Nord. Però, come ha fatto la domanda Demetrio, dobbiamo dire che è andato anche in Calabria, a Cetraro abbiamo 2 case, abbiamo una grande struttura di accoglienza delle persone, dove ci sono anche 2 case famiglia per i bambini poveri, e poi abbiamo un'altra casa nella città alta, dove abbiamo la scuola materna, abbiamo un pensionato per anziani e abbiamo un semiresidenziale per i bambini poveri, perché l'intento di Don Alfonso era quello di accogliere i bambini, di aiutarli a crescere, perché lui diceva: accogliendo questi bambini, aiutandoli a crescere, formandoli secondo il cuore di Dio, saranno la speranza della società e formeranno una società migliore. Grazie Suorlina. Grazie Demetrio.